Va bene, vabbè, sicuramente ascolto tantissima musica sin da piccino, poi credo che un pochino il punto di entrata sia stato al liceo scaricando la prima versione di Fruit Loops e facendo per gioco i primi beats e ti accorgi che poi anche crescendo che è un hobby, quello della produzione musicale e della scoperta di tutti i dischi, iniziare a fare un po' di digging di dischi vecchi, che è un hobby molto rewarding, che ti dà un sacco, Ok, quindi no? è Anche partita proprio perché subito la produzione. forse prima la produzione del DJ, sì. Ok. E poi sono stato ovviamente bedroom producer per tanto tempo, adesso sto cercando di strutturarmi un pochino. L'anno scorso ho partecipato a un'Academy ad Amsterdam e adesso ho i primi singoli che sto cercando di finire e di mandare un po' di label per iniziare Ok, a quindi tirarli dovresti fuori. trovare qualche etichetta per. Sì. Ok, perfetto. E come ti vedi questo rapporto quindi tra produzione e DJ? Vabbè, la parte più bella sicuramente è se riesci a ficcare qualche traccia tua poi Del DJ, davanti alla certo. gente. Però ancora sono abbastanza timido da quel lato lì, quindi spendo tanto tempo a creare beat e cercare magari di fare transizioni su più tracce e Ok. magari mettendoci in mezzo qualcosa di tuo che sta bene Figo, fighissimo. per riuscire a integrare le due, Su che diciamo linee produci, cosa ti ecco. piace, cosa ti Sì. ascolti maggiormente? Ovviamente da anno in anno i tuoi gusti shiftano molto, adesso sono molto sull'acid, sulla progressive house, sto andando anche un po' verso la minimal techno ultimamente. Perfetto. Ti ricordi le tue prime esperienze come DJ a suonare? Se me ne vuoi raccontare, se mi vuoi parlare un po' di qualcosa di particolare che è rimasto, Sì, ecco. no, beh, certo, credo le prime esperienze da DJ un pochino più strutturate siano state nelle esperienze Erasmus, dove iniziavi veramente a sentire che la gente voleva mettersi insieme e allora c'era bisogno un po' nel gruppo del DJ qualcuno Bello. che mettesse la musica e ovviamente erano esperienze molto più sociali rispetto al DJ per sé, che però alla fine è la parte importante anche, Sono d'accordo. no? Sì. E come ti vivi appunto il rapporto poi con le persone che hai di fronte, no? Quando metti ciò che ti piace. Ah, chiaramente è praticamente sempre successo di avere tanti amici in prima linea, il che ti dà sempre comfort ed è sempre carino. E poi anche molto bello però quando riesci a espandere un pochino questo network, hai effettivamente anche gente nella dance floor che non conosci ma con cui crei Un un feeling, contatto, un feeling. certo. Invece l'ambito produttivo, perché è una cosa che comunque mi interessa, qual è, diciamo, lo strumento, la macchinetta che più utilizzi e qual è il suono che curi di più, quindi la parte della traccia che curi maggiormente? Sicuramente ultimamente la 303, tantissimo per fare un po' di acid e le basslines, consumata adesso vorrei dire, e come drum machine solitamente una 8, una 808, una 909. E come parte del suono mi piace molto partire dai pad solitamente, quindi la parte un pochino meno ritmica, ma per iniziare, e sto scoprendo adesso tanto molti di questi effetti come i trans pad gate per renderli un pochino più sulla linea progressive house magari e Ok. renderli un pochino più interessanti. Ok. Prima però, no, che volevi mandare i tuoi primi singoli e qualche Sì. etichetta. C'è un obiettivo, comunque un'etichetta su cui ti piacerebbe, ecco, con cui ambisci. Ah, Dici, ok, se beh. entro lì dentro sono arrivato, no? Capito? Sì, forse quella che ho ascoltato più musica ultimamente, Kalairi Oystercult, che è una label di Bruxelles, che però è anche molto grande ad Amsterdam, molta scena anche lì. Vabbè, quello lì ovviamente sarebbe il sogno, però sì, ci sono tanti step da fare prima. Però Certo, se me ne chiedi una, mi viene in mente quella in questo momento. perfetto. E invece mi hai parlato dell'esperienza fuori dall'Italia, no? Com'è stata? Ecco, se hai trovato delle differenze, se vuoi parlare anche un po' generico. Ah, sì, certo. Vabbè, la scena ad Amsterdam è, posso dire, molto più grande e anche molto più democratizzata, diciamo, che nel senso che tutti i weekend c'è tantissima musica da consumare. Puoi tranquillamente, se sei un appassionato di musica elettronica, tutti i weekend trovare DJ set di persone di DJ che sono veramente i tuoi punti di riferimento. E quindi è anche più facile spontaneamente dal piccolo creare eventi che portano poi alla fine Certo. gente. È molto facile che organizzi feste e vadano sold out molto rapidamente, quindi da quel punto di vista lì diciamo che la barriera d'entrata è più bassa, è più facile, Ok. però ovviamente c'è anche molta più competizione. Quindi collettivi ce ne sono a bizzeffe, una marea. La cosa buona è che sono tutti benvenuti e che tutti organizzano feste e tutti sono pieni di gente, Ok, quindi quindi diciamo la vibes è molto positiva, è è molto molto. vibrante, anche e soprattutto dopo il Covid mi sono accorto che proprio durante il periodo estivo soprattutto ci sono veramente tanti eventi e questo d'ispirazione, ovviamente è anche più facile creare network così. Sì. Assolutamente. Ti faccio un'ultima domanda, dove trovi ispirazione per fare la tua musica e in che stato d'animo di solito ti
ti siedi per produrre, ecco. Va bene, allora solitamente è il momento dopo cena, quando quelle 2-3 ore nella serata in cui non pianifico niente, anzi ultimamente sto cercando di dire proprio ok, il martedì sera faccio quello. Okay. Quindi è uno stato mentale in cui fondamentalmente sono stanco dalla giornata lavorativa e quindi mi metto dentro a questi beat magari veramente deep, di deep house, progressive, che rimangono belli ipnotici, e li faccio andare per 2-3 ore fino a che magari a mezzanotte c'è il cervello in fumo e dico aspetta un attimo, l'ascolto la mattina dopo e vediamo come suona. Esatto. E ti rimane così con una libreria di 20 tracce non finite e poi dopo un paio di mesi dici aspetta che me le riascolto, e su quelle 20 effettivamente ne trovi 3 o 4 che dici oh, però suonano bene. Queste sono buone. Sì, magari 16 veramente dicevi cosa ho fatto, ma 3 o 4 buone alla fine magari vengono. Okay. E da lì poi le riprendi e ci fai una traccia completa. E ti ringrazio, spero grazie che mille. Ti sia trovato bene, e quando vuoi passare sei benvenuto. Certo, grazie per l'occasione, allora, bellissimo, ciao. Grazie mille.